Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amale e oggi voglio parlarvi di un ingrediente fantastico, un ingrediente che abbiamo tutti a casa, ma tante volte lo sottovalutiamo perché è un ingrediente che ha tantissimi poteri per la bellezza e per il nostro corpo. Un ingrediente che è fantastico, ma ce l'abbiamo tutti a casa e non lo usiamo mai per la bellezza. Questo ingrediente è il pomodoro che è un ingrediente fantastico, è un antiossidante potentissimo per la pelle, ha tantissime vitamine, ha i minerali perché contiene un sacco di potassio, ha la vitamina C, ha la vitamina E, ha la vitamina K e ha la vitamina B. Un ingrediente che fa veramente dei miracoli per la nostra bellezza, per il nostro corpo, che va benissimo per gli occhi, per la vista. È diuretico, è un ingrediente fantastico perché va benissimo anche per i crampi muscolari, è un ingrediente che tante volte non lo consideriamo, soprattutto per la bellezza. Per cui io ci ho pensato, ho letto un pochettino alcune informazioni sul pomodoro e per cui ho studiato per voi alcune ricette che io utilizzo una volta ogni tanto. Quindi ho cercato di includerle tutte, tutte no, solamente tre. In questo video condivido con voi le mie ricette, soprattutto per i miei capelli, perché io, come voi sapete, io uso un sacco di ingredienti per i capelli, provo un sacco di maschere, un sacco di trattamenti. Comunque condivido con voi queste ricette a base di pomodoro. Vi lascio al video. Adesso preparo la maschera per i capelli e ci metto un pochettino di pomodoro che lo taglio a pezzettini, così posso triturarlo dopo. Aggiungo un quarto di avocado o aguacate, anche questo lo taglio a pezzettini. Aggiungo qualche goccia di olio di lino, che va benissimo per i capelli, olio di argano, ovviamente, che io non li faccio mancare, e soprattutto ci metto l'olio di mandorle, che è super idratante, metto un pochettino di Rasool in polvere. Metto qualche goccia di olio di cocco, tritolo tutto e la mia ricetta è pronta. Vado a aggiungere qualche goccia di pigmento per i capelli, perché comunque tutte le maschere che uso per i capelli non dimentico mai il pigmento, perché sennò perdo il colore e quindi tanto che ci sono lo uso. Il pigmento è di Crazy Color. Vado ad applicare la maschera, che ovviamente non dimentico mai di sporcarmi, ovviamente. Comunque la lascerò agire tutta la notte sui capelli, il giorno dopo le lavo e via. Il giorno dopo lavate i capelli, lo asciugate, lo lasciate asciugare sinceramente al naturale perché così il riccio viene meglio. Come vedete il risultato è bellissimo. Capelli naturali, senza prodotti chimici, con prodotti fatti in casa, il risultato è meraviglioso. Ovviamente prima di cominciare a mettere le maschere, laviamo bene 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 il viso. Io ho appena finito di lavorare, ho messo la maschera e ho una faccia da mostro. Ovviamente, come voi sapete, io uso tanto il bicarbonato e uso tantissimo la maschera scrub per il bicarbonato per preparare la pelle per i trattamenti. La prima maschera che andiamo a preparare è a base di argilla verde, salsa di pomodoro e acqua di rose. Semplice ma efficace.
Io l'ho applicata prima e si è seccata, mi sono dimenticata di fare il video prima e quindi la lavo per andare a mettere la seconda maschera. Adesso andiamo a preparare la seconda maschera detox a base di salsa di pomodoro, aloe vera, olio di avocado e teatril, che va benissimo questa maschera per pelle mista, per pelle acneica, per i brufoli e per la pelle un po' distrutta, diciamo. Adesso andiamo con la preparazione dell'ultima maschera, che è a base ovviamente di salsa di pomodoro, miele, acido ialuronico e olio di rose. Se non avete olio di rose va benissimo anche l'olio di mandorle. È una maschera antiossidante, contro le rughe, contro l'imperfezione e super idratante per il viso. Bella gente, allora cosa ne pensate dei miei maschere che ho fatto? Spero che vi piacciono, spero che li provate, spero che mi seguite soprattutto sul mio canale e niente, per qualsiasi informazione, qualsiasi richiesta o qualsiasi consiglio, mi raccomando, scrivetemi sotto e soprattutto iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace, seguitemi su Instagram e seguitemi sul mio canale e vi lascio ai prossimi video. Per qualsiasi cosa con cui volete che vi parlo, ben venga, mi fate un sacco di compagnia. Ok, ciao bella gente, alla prossima.